Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il magazine di Telecosta Smeralda. Nuove rotte, nuovi voli da Cagliari, dalla Sardegna, li ha proposti Volotea. Questa mattina in una conferenza stampa la compagnia spagnola ha presentato le nuove rotte che faranno viaggiare non solo i sardi ma anche tanti continentali, tanti turisti verso la Sardegna. Mentre nei cieli dell'isola non si dipanano le nubi sulla continuità territoriale, Volotea apre nuovi scenari sui collegamenti con la penisola e con mete estere. La compagnia spagnola, che nelle prossime settimane cesserà anticipatamente di volare a regime agevolato dalla Sardegna su Roma Fiumicino e Milano Linate, ha annunciato su Cagliari tre nuove rotte, due internazionali, Barcellona dal 7 aprile e Atene, novità 2023, dal 27 maggio e sempre da fine maggio, prendere il via anche il nuovo volo su Brindisi, oltre a ripristinare le rotte su Ancona e Torino e la conferma di Firenze. Avremo infatti in vendita proprio a partire da oggi i voli verso Barcellona, Atene e Brindisi, che si vanno a unire all'altra novità che avevamo annunciato in precedenza per riguardo ai voli verso Firenze. Diventano così 16 in totale le destinazioni che raggiungiamo dall'aeroporto di Cagliari, 9 delle quali esclusive a Volotea, per un totale di 325.000 posti in vendita. Ma c'è l'interesse dei greci per la nostra isola? Ci auguriamo di sì. Noi devo dire che abbiamo iniziato ad analizzare un po' il mercato greco e abbiamo visto che anche lì viaggiano molto, nonostante siano anche loro una destinazione di mare, e sono contenti di avere nuovi posti da visitare. Nell'anno record dell'aeroporto cagliaritano, le aspettative di crescita dello scalo Mario Mameli, con ottimi risultati sugli arrivi nazionali, guardano adesso alla stagione summer e soprattutto all'aumento del traffico internazionale. Nemmeno il tempo di lasciarci alle spalle l'inverno, che già arriva la primavera, addirittura l'estate, con le nuove rotte. Assolutamente, oggi inauguriamo la stagione delle presentazioni, diciamo, di quello che sarà il network estivo, che ci auguriamo sia addirittura migliorativo rispetto a quello dello scorso anno, dove avevamo avuto ben 91 collegamenti. Partiamo con Volotea, una conferma dopo il tema della continuità territoriale che passerà a ITA. Volotea conferma la sua presenza sullo scalo di Cagliari e quindi sulla base, rinnovando il suo impegno e rilanciando addirittura sia sull'internazionale che sul nazionale. Adesso l'obiettivo è aggredire il mercato straniero. Corretto, assolutamente vero. Noi l'anno scorso nell'estate abbiamo fatto il record di sempre storico per quanto riguarda i passeggeri nazionali, ma abbiamo ancora un pezzettino da recuperare rispetto al 2019 con gli internazionali. Quindi queste nuove destinazioni anche di Volotea, insieme alle altre che annunceremo a breve di altri vettori, ci aiuteranno sicuramente a colmare e ci auguriamo a superare ovviamente il valore record del 2019. Resta comunque il nodo Alghero, la regione in trattativa con due compagnie, ITA Airways e Aero Italia, ma su questa procedura cosiddetta negoziata incombe l'ombra di una possibile denuncia da parte dell'Unione Europea per la lesione della libera concorrenza. I sindacati sono preoccupati rispetto a questo approccio dell'Unione Europea, che secondo loro è sempre ostativo nei confronti della regione. Il tempo stringe e quella data del 16 febbraio, dopo la quale i sardi residenti in partenza da Alghero non avranno più diritto a tariffe agevolate, si avvicina sempre di più. Per scongiurare il pericolo di una crisi ulteriore del Riviera del Corallo, ora l'assessorato può solo provare a stringere un accordo con ITA Airways e con Aero Italia, le uniche due compagnie che hanno risposto alla chiamata nel sito pubblico Sardegna Cat. Con una di queste due compagnie, attraverso una procedura negoziata, si cercherà di trovare un punto di convergenza. Le compensazioni a base d'asta sono cresciute per le due rotte a bando Roma e Milano di mezzo milione di euro. Un'incognita incombe su questa procedura, perché dalla Direzione Generale dei Trasporti dell'Europa è arrivata l'indicazione di rimettere a bando le rotte con altri importi, pena un processo di infrazione in capo alla Regione. Un percorso che, viste le complessità burocratiche e i tempi tecnici, richiederebbe mesi nei quali lo scalo algherese rimarrebbe scoperto da un sistema tariffario agevolato. L'assessorato ha quindi deciso di andare per la sua strada, incassando anche la solidarietà del governo nazionale. Gli interlocutori ora sono ITA Airways,
la compagnia italiana nata dalle ceneri di Alitalia, il cui capitale sociale è e sarà in parte gestito dalla mano pubblica e in parte da fondi privati, come noto si stanno concludendo le trattative per la cessione di poco meno della metà del capitale alla tedesca Lufthansa. Aeroitalia invece è una giovane e dinamica compagnia nata nel luglio del 2022 con base a Firenze e Bergamo e che, se da una parte non ha una flotta consistente come quella di ITA, è l'unica che ha reimpiegato parte degli ex dipendenti di Aeroitalia, la compagnia di stanza ad Olbia, ora in liquidazione. Staremo a vedere come va a finire. Intanto oggi è la giornata della memoria, tutto il mondo ricorda gli orrori dell'Olocausto. A Cagliari ieri nel Palazzo Siotto è stato inaugurato il Giardino dei Giusti di Sardegna, luogo simbolo della memoria. Cagliari e la memoria. Cagliari, via dei Genovesi, è un luogo, una fondazione, Siotto è un giardino, anzi il Giardino dei Giusti, dove l'articolo determinativo oggettivizza, restituisce e spiega l'importanza del giorno, dell'evento, del momento. È molto importante, ricordiamo qui l'Olocausto e specialmente i giusti tra le nazioni. Le lezioni dell'Olocausto sono rilevanti ancora oggi. Per esempio l'importanza della democrazia e dei diritti umani, ma per me come ebreo, ma come essere umano, è molto importante anche l'esistenza dello Stato di Israele, lo Stato ebraico, che significa un porto sicuro per gli ebrei. È stato molto importante per me di essere qui con il Presidente della Regione e con l'Associazione dell'Amicizia con Israele. E su questa giornata della memoria, che per noi è molto importante, la nostra cultura, la nostra tradizione e la nostra storia. È fermo e solido il vice ambasciatore incaricato d'affari dell'ambasciata di Israele in Italia nel raccontare il significato della storia che passa anche a Cagliari, una cerimonia che vale più di tante parole, presenti in una sala troppo, troppo piccola per ascoltare, rivivere e non dimenticare la storia. Aldo Accardo, presidente del Comitato Sardo, lo sa bene. Una giornata importante perché stiamo onorando un debito vecchio di tanti anni. Lo onoriamo per quanto possiamo perché in effetti elementi di conformismo, elementi di interesse, elementi di banalità non sono assenti, però quello che deve prevalere è il fatto che ricordiamo delle persone che hanno avuto molto coraggio e in un'epoca come la nostra di grande abitudine a seguire il carro che vince, è un bel esempio. Si può anche dire di no. Lo sanno bene qui nomi e cognomi del Giardino dei Giusti tra le nazioni di Sardegna, che non sono solo cognomi e nomi, sono uomini e donne, sono vite, un passato remoto da declinare al presente. Perché? Una giornata per ricordare una serie di personalità che hanno contribuito alla libertà del nostro paese, non solo del nostro paese. A me piace ricordare Vittorio XIII, che è stato podestà di Cagliari, quindi il sindaco di Cagliari, che ha dimostrato la capacità di mettere proprio la libertà e l'integrità personale al di sopra di tutto, di ogni cosa, da sardista, fascista, podestà. Poi ovviamente non ha condiviso le leggi razziali entrate in guerra e ha dedicato la sua vita a cercare di salvare gli ebrei dalla persecuzione. E in quella sala troppo piccola ma ricolma d'amore sbuca in ultima fila una signora, dove signora è inteso come donna straordinaria, Piera Levi. E anche il presidente Solinas era presente alla cerimonia che ha chiuso appunto con un'intervista. Siamo orgogliosi di avere anche noi il nostro Giardino dei Giusti, ma ancor più di poter ricordare i nostri giusti, i sardi che contribuirono a salvare tante vite dalla barbarie. Vogliamo idealmente porre il nostro sasso sulla loro tomba, partecipare alla mitzvah della loro sepoltura e conservarne e tramandarne il ricordo. Questo Giardino dei Giusti sardi nasce nel solco della parola tramandataci da Isaia:
e per loro io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un monumento e un nome che non sarà mai cancellato. In questo giardino dei giusti sardi sono poste delle semplici targhe artistiche in ceramica, con il nome, il luogo e data di nascita e morte di ciascuno di loro. Una targa è anche dedicata, mi piace ricordarlo, ai giusti fra le nazioni ignoti. Ed è anche questa una scelta molto opportuna, perché non conosciamo infatti i nomi di tutti coloro che nel dare rifugio e protezione si gloriarono di salvare fratelli ebrei dall'Olocausto. Questa bellissima e storica mattinata vuole essere orientata però anche al futuro e in particolare al consolidato rapporto di amicizia tra la Sardegna e Israele. Vogliamo intensificare questo scambio, questi rapporti che hanno superato i millenni e proseguono ancora oggi con ampi margini di crescita. Guardiamo dunque al passato, onorando le figure di coloro che a rischio della vita salvarono gli ebrei dall'Olocausto, ma guardiamo anche al futuro, nella certezza che la preziosa amicizia tra la Sardegna e Israele possa rappresentare una grande occasione di arricchimento culturale, spirituale e di crescita per tutti noi. E adesso andiamo a Porto Torres a visitare la mostra Anime Liquide dell'artista Cinzia Porcheddu. La pietra, materia che origina e identifica la Sardegna, prende forma tra le mani dell'artista Cinzia Porcheddu, che plasma blocchi di calcare per realizzare opere ispirate alla natura, all'ambiente, al paesaggio dell'isola, bello e al tempo stesso fragile. Sculture che animano la mostra Anime Liquide, in allestimento fino al prossimo 14 febbraio nell'Antiquarium Turritano di Porto Torres. La mostra è allestita all'interno dell'Antiquarium Turritano di Porto Torres ed è divisa in due parti, una parte interna con piccole opere di diversi materiali, sia calcare di Orosei, basalto e anche un'opera in marmo di Carrara. E invece all'esterno ci sono due opere di grandi dimensioni in marmo di Orosei. L'iniziativa promossa dalla Direzione Regionale dei Musei e patrocinata dal Comune Turritano nasce in continuità con la scultura realizzata a Stintino, Anima Liquida, collocata nel Porto Vecchio e che rappresenta la coda di una balena che emerge dall'acqua, dedicata al santuario dei cetacei, coerente con lo spirito di tutela ambientale. L'artista infatti da anni affida alle sue sculture un messaggio di sensibilizzazione al rispetto della terra e del patrimonio paesaggistico e culturale. Il titolo della mostra Anime Liquide nasce dall'esigenza di valorizzare i materiali lapidei presenti in Sardegna attraverso le sculture che raccontano sia la formazione delle pietre che gli esseri viventi che si trovano richiusi al suo interno, perché ad esempio il marmo di Orosei si è formato 150 milioni di anni fa, è un deposito di sedimenti marini, quindi contiene esseri viventi vissuti oltre 150 milioni di anni fa. E anche il materiale di provenienza vulcanica che in origine aveva una forma liquida. La loro anima liquida viene rappresentata sia mettendo in evidenza gli esseri viventi che si trovano all'interno e sia attraverso delle forme sinuose delle sculture che evocano proprio la liquidità, la fluidità dell'acqua. Immaginando uno scavo archeologico sottomarino alla ricerca di fossili inglobati all'interno del calcare di Orosei, ha realizzato la scultura Incontri, opera esposta nell'area adiacente al complesso termale Palazzo Re Barbaro. Ma sono tutte le opere ad evocare con la durezza acquisita nel tempo dai materiali litici la loro fluidità ancestrale. Il richiamo alle creature marine che abitano gli abissi è l'ennesimo grido d'allarme di un ecosistema compromesso dall'attività antropica poco attenta e indifferente ai danni irreversibili che ha causato e che continua a causare. Attraverso la sinuosità delle forme delle sculture e anche attraverso la rappresentazione di esseri marini che si muovono all'interno dell'acqua e da questa si lasciano modellare, si cerca di evidenziare sia la bellezza ma anche la fragilità dell'ambiente marino, soprattutto della Sardegna. È davvero tutto per il momento, io vi ringrazio per averci seguito e vi do come sempre appuntamento alle prossime edizioni.